Ciao ragazzi, sono Ribart, oggi vi faccio vedere come sostituire le pastiglie freno sui freni TRP Spire C. Questi freni sono montati di serie su biciclette tipo gravel oppure biciclette da corsa. Per fare questo lavoro occorre un piccolo cacciavite a taglio, una chiave esagonale da 3 mm e una chiave esagonale da 4. Per fare questo lavoro è molto semplice, basta seguire questa linea. C'è una differenza rispetto al freno davanti come fissaggio della pinza sul telaio. Come vedete, questo è l'adattatore per la pinza freno dove le viti di fissaggio sono sotto, mentre sul freno anteriore troviamo le viti di fissaggio davanti, così. Quindi, da come avete visto, gli adattatori delle pinze sono diverse dall'anteriore al posteriore. Cambia il tipo di attacco, però la pinza è identica. Ok, la prima cosa da fare è con la chiave esagonale da 4 andare a svitare le due viti di fissaggio della pinza. Le svitiamo completamente, così, tutte e due, sia l'una che l'altra. Ok, adesso la pinza è libera, quindi basta sfilarla da sopra, così, e voilà, la pinza è libera. Ora con il nostro piccolo cacciavite taglio andiamo a togliere, a rimuovere il sizer. Si può togliere anche con le mani, però se non ce la fate vi aiutate con il piccolo cacciavite, così, e lo sfilate. Dopodiché andiamo a togliere le pastiglie freno utilizzando una chiave esagonale da 3 e andiamo a svitare il perno, questo, che trattiene le pastiglie freno sulla pinza. Svitiamo, così, e sfiliamo, svitiamo tutto il perno e tiriamo fuori il suo perno di fissaggio delle pastiglie freno. A questo punto le pastiglie sono libere, basta spingere con il dito verso il basso e le pastiglie usciranno dalla sede della pinza. Ecco qua. Ora, dato che abbiamo la pinza smontata, ne approfittiamo per dare una pulita. Spruzziamo del detergente proprio sulla pinza, così. Poi con dell'aria compressa andiamo a soffiare sulla pinza. Se non avete l'aria compressa, basta anche un semplice straccio di carta per pulire l'interno. Dato che questo è un freno molto semplice, meccanico, non è idraulico, abbiamo i leveraggi delle bielle che sono meccaniche, quindi con uno spray lubrificante possiamo andare a lubrificare il sistema dei leveraggi, quindi basta un po' di spray lubrificante da inserire magari tra il movimento meccanico e il pistoncino all'interno. Mi raccomando, non esagerate con lo spray, perché dopo il lubrificante potrà andare sulle pastiglie freno, quindi una volta lubrificato togliamo l'eccesso con della carta. Lubrifichiamo il primo leveraggio, così, poi togliamo l'eccesso con la carta, puliamo anche l'interno, così, sfregando bene all'interno della pinza, e voilà, la pinza freno è perfettamente pulita e lubrificata. Ora montiamo le pastiglie freno nuove. Mi raccomando, la mollettina sempre appoggiata esternamente, così, che non deve andare a contatto sopra in questa maniera, quindi quando la infiliamo deve stare sempre esterna alla pastiglia, così, sia quella sotto che quella sopra. Vedete? Questa è il montaggio corretto delle pastiglie, quindi fate attenzione quando montate la molletta che sia in questa posizione, perché altrimenti rovinate sia la pastiglia che il disco freno. Ok, adesso inseriamo la pastiglia all'interno della pinza da sotto, così, ecco fatto. Poi andiamo a fissarla con il suo pernino con la chiave esagonale da 3 mm.
Mi raccomando, utilizzate sempre le pastiglie originali su questo freno perché sono le più performanti, almeno le pastiglie originali della TRP sono le più performanti, dopo ci sono delle equivalenti che costano di meno, però vedo che queste pastiglie sono quelle più buone. Metterò il link in descrizione dove acquistarle al prezzo migliore. Controllate che il perno sia all'interno delle due pastiglie freno, compresa la mollettina. Ok, questo è il corretto montaggio, quindi prende la prima pastiglia, la molletta e la seconda pastiglia. Adesso ci manca da rimontare solo il seizer dietro alla vite che fissa le pastiglie. Ecco fatto. A questo punto possiamo montare la pinza sulla nostra bici. Basta fare questo gesto, inserire le due pastiglie freno tra il disco, così. Poi adesso andremo a fissare la pinza sul telaio. Prendiamo le viti di fissaggio della pinza e andiamo a inserirle manualmente sulla pinza, così. Le puntiamo tutte e due. Poi con la chiave esagonale da 4 andiamo a serrare quasi del tutto la vite. Non stringiamo la morte perché andremo a centrare la pinza sul disco. Ok, un trucchetto molto semplice, basta tirare la leva del freno così e la pinza si centrerà perfettamente sul disco. A questo punto stringiamo piano la prima vite e poi andiamo a stringere di nuovo la seconda vite, così, poi di nuovo l'altra vite, sempre col freno tirato. Lasciamo il freno, vediamo se il disco è allineato. Vediamo. Ok, perfetto, il disco non tocca, quindi non striscia. E direi che il lavoro è concluso ed è perfetto. Visto un lavoro molto semplice che riusciamo a fare tutti tranquillamente, basta avere gli attrezzi giusti, un po' di pazienza e avere il ricambio che potete trovare nel link della descrizione. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!